Sembrava lontano, invece il Tour de France è già in corsa. I 176 atleti, dopo lo start dalle cascine e il transito in centro storico, sono passati al piazzale Michelangelo, terrazza d'eccellenza di Firenze, per partire poi alla volta del chilometro zero e della prima tappa fino a Rimini. Al piazzale tante e tanti che sono saliti a piedi, ma soprattutto in bicicletta, per assaporare parte del percorso dei loro campioni preferiti, per fare sport, seppure in un caldo sabato estivo, e forse anche per mostrare a noi, che in bici al piazzale mai stati, una Firenze a due ruote, sostenibile e accogliente proprio per chi sulle due ruote viaggia spesso. E allora ciclisti amatoriali, corridori, appassionati con la famiglia, stranieri in viaggio a Firenze e curiosi di un evento così visuale. Noi siamo corridori, facciamo parte di una squadra, l'Avis Zero Positivo, però facciamo anche ciclismo, qualcosa di triathlon, e ci è sembrato giusto approfittare dell'occasione e partecipare anche come volontari all'organizzazione del Tour de France, perché ovviamente non capita tutti gli anni di poter avere una manifestazione del genere in città. Penso che sia un onore per Firenze, una gioia per Firenze. Oggi ho preso mia figlia e ho detto andiamo, siamo partiti da campo in bicicletta e siamo arrivati qui in orario per vedere almeno le persone che corrono davvero. Nonostante il grande caldo, nessun malore o criticità al piazzale Michelangelo, uno dei punti dove su iniziativa della città metropolitana di Firenze era stato installato un defibrillatore per la cardioprotezione. Vous êtes ici pour le tour et aussi pour le tourisme? Exactement, oui, on est là pour voir le tour et puis on adore Florence, on vient chaque année. Donc voilà pour cette ville qui est magnifique. Moi je trouve que c'est très bien, en plus l'organisation elle est super. On disait justement que la police, tout, ici en Italie sont beaucoup plus sympathiques et c'est plus agréable. Et en plus avec un décor comme ça c'est magnifique. Per la città e il suo territorio, che osservati da quassù fanno sempre un certo effetto, una visibilità su scala mondiale difficile da replicare, stimata addirittura in 60 milioni di euro. E ancora più di 1 miliardo di contatti in 190 paesi, dirette su 100 canali televisivi e 28.000 ore di diffusione di contenuti video, oltre ad un engagement sui social media veramente difficile da quantificare. A livello economico, alle 4.000 persone al seguito tra organizzatori, componenti dei team, tecnici, professionisti, direttori e giudici di gara e altri addetti ai lavori, che per 4-5 notti hanno pernottato in città o in Toscana, si aggiungono i 2.000 operatori del mondo dell'informazione e naturalmente gli appassionati venuti a Firenze o in regione per uno o più giorni. Risultato, il tasso di occupazione dei posti letto ha toccato il 90% a Firenze e il 60% negli altri comuni metropolitani, con alberghi pieni nel raggio di 50 km da Firenze. E allora, ciao Tour, come recita lo slogan che abbiamo imparato a vedere sui muri e sulle facciate dei palazzi. Ciao Giallo, ciao Campioni. O meglio, speriamo sia solo un au revoir.